Rispetto ai cosiddetti ecosistemi digitali, quali sono le esperienze e i risultati raggiunti dalla Commissione europea? Innanzitutto, la Commissione europea ha recentemente pubblicato una strategia per l'utilizzo dei dati all'interno dei diversi dipartimenti della Commissione. Questa strategia si chiama Data Information and Knowledge Management e ha due aree di priorità. La prima area è la condivisione dell'informazione per migliorare le decisioni organizzative e politiche dei diversi dipartimenti della Commissione. La seconda area riguarda la collaborazione e i metodi di lavoro che sono abilitati da tecnologie come le piattaforme digitali. In questo senso i dati sono un comune denominatore che consentono di integrare le informazioni, facilitare lo scambio delle informazioni e prendere decisioni sempre più intelligenti sulla base delle informazioni e degli strumenti tecnologici come l'artificial intelligence e la data analytics che consentono di utilizzare i dati propriamente per prendere decisioni e a prendere, avere effetti organizzativi e implementativi.